Ciao a tutti amici youtuber, qui è il vostro Cranvigor che vi parla. Ci eravamo lasciati nell'episodio precedente che l'esercito italiano ha sferrato un attacco congiunto in un mio territorio dove ci sono le mie armate. E abbiamo 52 divisioni contro 28. Gli italiani hanno molta artiglieria, 25 unità, più altre 2, quindi 27 unità di artiglieria, 7 carri armati e molta fanteria. Io ho dalla mia parte anche 3 unità di elicotteri. Ho 12 carri armati, ma ho poca fanteria e poca artiglieria. Non so come me la caverò, ma ci proviamo. La cosa positiva è che il nemico non ha unità antiaeree. E questo darà più libertà ai miei elicotteri. Proprio non so cosa fare. Inventerò qualcosa. Dovrò sfruttare la superiorità dei miei carri armati e la mobilità degli elicotteri. Ok, vediamo un po'. Il campo di battaglia non aiuta moltissimo. Dov'è la bandiera? La bandiera sotto il mio controllo, perché io sono in difesa, è qui. Ah, c'è un bel fiume, devo riuscire ad arrivare in tempo là sui ponti. Ma non ci arriverò mai in tempo. Comunque schieriamo i carri armati. Mettiamo 3 carri armati. 2 artiglierie. E gli elicotteri. Quanti metri di elicotteri? Mettiamo 2 elicotteri. Dovrebbe bastare almeno con questo numero di unità. Allora, da dove attaccheranno? Perché era un attacco congiunto. Vediamo se non ci sono già delle truppe nemiche. Intanto proviamo ad andare a prendere la sponda del fiume. Muoviamo le unità. Vediamo un po'. Ah, sono già lì le truppe nemiche. Quindi sono spawnate qua. Ah beh, ha messo sui carri armati, ottimo. Ah sì, una cosa negativa dell'attaccare da più lati è che non puoi schierare come me all'inizio 7 unità, ma secondo me ne puoi schierare soltanto 5. Ok, dato che loro ancora non mi vedono, ma io li vedo già grazie ai miei elicotteri, cominciamo a bombardare le loro posizioni. Grazie ai miei elicotteri posso fare un bel po' di danni. Ok, un'unità è andata. Certo che se la battaglia è così potrebbe anche essere, cioè, rivelarsi abbastanza facile come scontro. Per così farei fuori già tutti i carri armati nemici. Però il problema resterebbe l'artiglieria. Quindi cerchiamo di distruggere più velocemente gli elicotteri, non gli elicotteri, i tank, come direbbero gli inglesi, i tank italiani. E comunque non ho ben capito come mai abbiano la forma dei carri russi quelli italiani, avete visto? Vabbè. Addirittura qui gli elicotteri italiani sono simili agli Hind russi. Vabbè, lasciamo perdere. Vediamo un po'. Continuiamo così. Facciamo fine fase. Ok, ho già distrutto un bel po' di carri armati nemici. Vediamo un po' cosa fare adesso. Altri carri armati. Però miglioriamo il tiro dell'artiglieria. Questo lo faccio avanzare. Faccio avanzare anche i miei carri armati. Anche se purtroppo però qui in uno spazio così ristretto ne può avanzare solo uno alla volta. Però per fortuna le unità che sono nascoste nei boschi hanno una copertura maggiore.
Intanto le mie artiglierie in combinazione con gli elicotteri stanno facendo strage dei carri armati nemici. Ho detto bombarda qui. Allora, ma sei sordo? Lì. E uno che ha da vedere dov'è il resto dell'esercito italiano. Lì non c'è nessuno, dove sono allora le altre truppe italiane? Ecco le prime unità di artiglieria nemica. Possiamo avanzare le mie unità, il mio elicottero, facciamo avanzare, vediamo un po'. Ok. Ok, stanno spawnando le unità di fanteria. Bisogna fare attenzione comunque alla fanteria perché questo riesce ad attaccare gli elicotteri. Però per fortuna sono spawnate proprio dove bombarda la mia artiglieria. Ah, un allegro massacro. E continuano a nascere le truppe, continuano a spawnare truppe. Vabbè, era logico, loro avevano in totale 52 soldati. Quindi, mamma mia, che massacro dell'esercito italiano. Questo è proprio il caso di dirlo. Crumbi, ti piace vincere facile? Ponci, ponci, pom pom pom. Beh, più o meno siamo a quei livelli qui. Facciamo avanzare l'artiglieria. Oppure no? No, continuiamo il bombardamento. Però uno ha ordine di avanzare invece, per avere una copertura maggiore, arrivare anche lì in fondo. Ok, attacchiamo lì. Mamma mia. Aumento è facile, però si sta rivelando troppo facile. Io non so ancora dove sia il grosso dell'esercito italiano. No, più che il grosso, non so dove siano il resto, dove sia il resto dell'esercito italiano. A quanto pare ho distrutto una parte dell'esercito, quelli che hanno attaccato da un lato, mancano soltanto gli altri. Dove sono? Usiamo gli elicotteri per esplorare la zona. Io ordino ai carri armati di avanzare. Comunque, detto, se non sapete mai dove sono i nemici, date un'occhiata sempre ai punti strategici, perché se vedete che qui, per esempio qui, non c'è niente, c'è il palo ma non c'è la bandiera. Se voi vedete all'improvviso in un turno che c'è una bandiera, vuol dire che il nemico si trova in questa posizione. O meno, in questa o in quella posizione in cui la bandiera appare. Ah, eccoli dove sono. Vengo subito amici youtuber, un piccolo minuto di pausa. Eccoci qui amici youtuber, in questo minuto di pausa ho sospeso un attimo il video e ho già dato gli ordini alla mia unità di muoversi. Vediamo un po' cosa succede. Comunque ho trovato l'unità di artiglieria nemica e mi sembra un po' indifese, ma a quanto pare ci sono già delle truppe nemiche che stanno avanzando. Che intanto ordino alla mia artiglieria di bombardare il ponte, per quanto pare ci sono delle unità lì nascoste. E attacco anche il ponte lì accanto. Ordino ai miei elicotteri di attaccare l'artiglieria e al carro armato questo di avanzare. Quello lì invece che è nascosto nel bosco comincerà ad attaccare il nemico. No, a quanto pare sul ponte non c'era nessuno. Allora continuo con avanzare con l'artiglieria. Allora ordino anche, provo a ordinare ai miei carmetti di attraversare il ponte. È rischioso, lo so, ma voglio vedere se ci riesco. Ok, distrutte altre due unità di artiglieria. Ok,
Magari al battaglio riesco anche a vincerla. Ordina alla mia artiglieria di mettersi in posizione per cominciare a bombardare quella nemica. Ma vediamo un po' dove sono, magari se ci sono altre truppe qua in fondo, vediamo un po'. Lì che non stiamo attraversando il fiume. No. Sta calando la notte, ma la mia opera di distruzione dell'esercito italiano prosegue. In maniera anche abbastanza spedita. Ecco, nuove unità nemiche. Ma come già detto, noi continuiamo l'allegro massacro. E quanto può essere comodo avere tante unità, non è mai consigliabile prendere tante unità di artiglieria. Intanto qui ho perso un altro una mia unità di artiglieria. Allora, per sicurezza, metto in campo un nuovo elicottero. Quasi tanto riordino di non attaccare per evitare, anzi l'ordino di ritirarsi per evitare di subire una controscarica da parte di ben 4 batterie di artiglieria. Per come avete visto, meno con 3-2 di quelli me ne ha distrutto una. Il modo più efficace per distruggere anche un esercito di artiglieria è usare gli elicotteri. Certo, anche i carri armati si potrebbero usare. Il problema è che devono avanzare. Una volta arrivati a portata di tiro, almeno uscite dalla portata di tiro dell'artiglieria, è facile distruggerli. Cioè, almeno è facile distruggere le unità nemiche. Dato che non ho nient'altro da fare, continuo l'allegro massacro. Questa battaglia si concluderà prima del previsto. Ho avuto paura, ma magari è stato più una paura infondata. Guardate, adesso li sto vincendo, però ci sono state in alcune altre campagne che ho fatto da solo, in cui in alcune battaglie, anche se ero in superiorità numerica, le andavo anche a perdere. Adesso si è spawnata la fanteria, vuol dire che hanno finito l'artiglieria, ottimo. Vediamo un po'. Sì, niente più artiglieria, posso riutilizzare la mia. Il problema adesso è che la fanteria riesce ad attaccare gli elicotteri e questo potrebbe causarmi qualche perdita. Quindi, per fortuna me, almeno per fortuna gli elicotteri sono anche supportati dai carri armati. Vediamo un po' cosa riescono a fare. Ecco qui, la mia artiglieria è in posizione. Hanno rimasto poche truppe gli italiani, bene. Due andate, tre, quattro, no, tre solo, risultate tre unità nemiche, ed ecco ne spawnate altre tre. Distrutto una nuova. Ormai la battaglia è nelle mie mani. Avevo ancora delle unità di artiglieria. Comunque queste sono le ultime tre unità nemiche rimaste, ottimo. Ho attaccato la mia artiglieria, meno male che l'ho distrutto subito. Ok, al prossimo turno la battaglia è finita.
Mamma mia, che massacro dell'esercito italiano. Non badate, qui mi dice sconfitto, ma non è così. Qui mi ritiro. Ok, vittoria. Si stanno riprendendo alcuni territori. Ok, abbiamo distrutto un nuovo esercito italiano, ottimo. Le nazioni aliate intervengono in aiuto della Repubblica Ceca. L'Italia ha accettato la mia tregua. Quanto pare sono cagati addosso gli italiani. Meglio così. Ok. Questo nuovo episodio lo faccio finire qui. Con la conquista della Sicilia e Sardegna, la sconfitta di due grosse armate italiane. Però è la perdita di territorio che ho conquistato. Comunque sono anche entrato in Italia. Vabbè. Qui è tutto dal vostro Cranbigore. Ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!